Salve amici e benvenuti anche oggi per un nuovo video. Oggi vediamo quali sono i giochi che mi interesseranno di più a gennaio e febbraio e quindi dei quali porterò più contenuti e cercherò anche di fare delle recensioni. Chiaramente ci sono tanti giochi, non tutti possono essere giocati e alcuni neanche mi interessano di base. Prima di iniziare però, se volete, inserite sotto nei commenti i vostri giochi che attendete di più e che volete comprare, volete giocare in questo gennaio e febbraio, in questi primi 2 mesi. Tutta la primavera sarà pienissima di giochi abbastanza importanti, soprattutto verso maggio e giugno, però anche questi 2 mesi sono pieni di bella roba. Grazie a EveryEye che fa questo recap dei mesi con tutti i giochi che escono, anche se a volte mancano alcuni giochi, questo però mi aiuta per orientarmi, ok? Nei primissimi giorni e fino alla fine del mese non c'è in realtà quasi nulla di veramente nuovo. Anche Monster Hunter Rise, per esempio, è uscito già da un paio d'anni e anche su PC c'è già, però c'è l'uscita sul Game Pass Xbox PC, quindi diventerà incluso in questo servizio che per me è quasi sempre attivo, quindi è possibile che un po' lo proverò, ma non penso di passarci troppo tempo. In realtà i grossi big credo di questo genere siano Forspoken e Dead Space Remake. Su Forspoken già forse sapete cosa ne penso, non mi è piaciuta molto la demo su PS5, quindi non credo che vorrò spendere dei soldi per effettivamente confermare il fatto che non mi piace. Chiaramente non dico che è un brutto gioco, insomma ancora deve uscire, devono uscire le recensioni, certamente non do un giudizio su un gioco che ho giocato solamente un paio di ore, però per il mio gusto personale non mi interessa, quindi non voglio spendere soldi per scoprire che effettivamente non mi interessava. Credo che sarà un gioco medio, di medio valore, e non andrà, credo, troppo oltre questo. Però vabbè, mi farete sapere voi se sarà un buon gioco, comunque vedremo un po' le recensioni in giro a tempo debito. Invece Dead Space, anche se è un remake, mi interessa perché il primo Dead Space, insomma all'epoca, che sono passati più di 10 anni ormai, e mi piacque molto e mi interessa rigiocare questo remake che sarà, penso, molto fedele con nuovi asset e tutto quanto. Inoltre, in questo caso, non ci sarà neanche da spendere troppi soldi, almeno per me, anche per voi se volete, perché sarà dentro l'EA Pro. E con l'EA Pro si può fare anche semplicemente un mese, credo che sia più che sufficiente, credo che il gioco durerà 10-15 ore al massimo come il primo. E quindi mi farò un mesetto, 15 euro di Pro, di EA Origins, e me lo gioco su PC. Tra l'altro, facendo un mesetto, dal 27 gennaio al 27 febbraio, ci entra dentro anche Wild Hearts, che sarà un altro gioco possibilmente interessante, qualcosa di simile a Monster Hunter, però una nuova IP, uno studio nuovo, tutto da scoprire. Non credo ci giocherò tantissimo perché non è proprio il mio genere. Però, dato che comunque sarà dentro questo mese che avrò pagato, insomma, certamente un giretto ce lo farò su Wild Hearts. Questo poi a febbraio. Di fatto gennaio è questo, non c'è poi tantissimo, però febbraio invece diventa più interessante. Infatti ci sono dei big. E subito il primissimo big è il gioco più hypato del momento. Primo nella wishlist di Steam, tutti ne parlano, tutti lo vogliono giocare, ci sono tantissimi fan della saga, ovviamente Hogwarts Legacy, la saga di Harry Potter. Non c'è Harry Potter nel gioco, però insomma è tutto ambientato un centinaio, 200 anni prima la storia di Harry Potter. Però chiaramente questo gioco di Avalanche è hypatissimo, tutti si aspettano tantissimo, anche solo per l'ambientazione. E io sono un po' dubbioso, onestamente. Però, che dire, è interessante perché comunque è un super trend topic, lo sarà, e quindi voglio anch'io dire la mia. Quindi è possibile, anche se non è proprio in target rispetto a me, perché la saga di Harry Potter io sì l'ho vista, ho visto i film, ho visto anche Gli Animali Fantastici, tutti i film, però non è che sono un fan, cioè mi è abbastanza indifferente. E anche il gioco, secondo me, sarà molto grande, ci sono tante cose da fare, sembra molto rifinito anche graficamente, però ho come la sensazione che il combat system sarà abbastanza, insomma, dimenticabile. Però, è possibile che questo punto interrogativo io possa prenderlo magari su PC, quindi magari una chiave 40-50 euro, e
vi darò un po' la mia opinione, anche un'opinione un po' fuori dal coro, da qualcuno che completamente non ha nessun legame emozionale con la saga di Harry Potter, quindi abbastanza neutro. E potrebbe essere qualcosa che mi stupisce, tutto sommato, quindi ci sta, ci può stare tantissimo. Di finirlo e recensirlo credo di no, perché immagino sarà molto grande, però vedremo. Il problema è che a febbraio ci sono tanti giochi, e un altro gioco che voglio provare assolutamente è Atomic Hearts. E anche Atomic Hearts è interessante perché dai trailer sembra un gioco incredibile, no? Bioshock, Fallout, fatto da questo team russo, esteticamente clamoroso, e sembra un gioco incredibile appunto dai trailer. Però lo sarà veramente anche pad alla mano? O mouse e tastiera alla mano? Beh, lo scopriremo il 21 febbraio, perché il 21 febbraio esce, tra l'altro, dentro anche questo Game Pass PC Xbox. E quindi, tutto sommato, è una gratis, tra virgolette, è una corsa gratis per me, perché il Game Pass PC più o meno io ce l'ho sempre attivo. E quindi vedremo la qualità di questo Atomic Hearts. Sono molto curioso, speranzoso, però fino a un certo punto, insomma, vedremo. Continuando febbraio, verso la fine di febbraio, in realtà c'è un altro gioco che mi interessa ed è qualcosa che ho esplorato però da poco, ovvero Scars Above. Questo Scars Above praticamente è un TPS, uno shooter in terza persona, sembra che abbia qualche elemento looter shooter, però onestamente non è che abbia approfondito moltissimo. E quando arriverà il momento deciderò, a seconda di tempo, soldi e quant'altro, e anche magari recensioni prima, insomma, dell'ambiente, insomma, se vale la pena è possibile che lo possa provare, lo possa prendere, perché può essere nelle mie corde, può essere qualcosa che mi può interessare, però vediamo, perché comunque tra Atomic Hearts e Hogwarts Legacy nello stesso mese insomma, non è che ci sarà tantissimo tempo. E questo è febbraio, tutto sommato. Poche cose mirate, però secondo me molto interessanti. Ovviamente in tutto questo, in tutto gennaio-febbraio, ci sono giochi che magari non ho visto, non ho attenzionato, indie, cose che spuntano dal nulla, beta, alfa, chi lo sa, può sempre capitare, e sono gradite sorprese, quindi è evidente che non è che i video saranno solo su questi 3-4 giochi, tutto può accadere nel frattempo. Inoltre, ovviamente, ci saranno sempre dei video su Marvel Snap, perché comunque è un gioco che mi piace molto, mi piace fare contenuti su Marvel Snap, e poi vedremo a febbraio cosa succederà a marzo. Primo marzo esce The Day Before, risatone, no? E tanti altri giochi, ma li vedremo poi verso febbraio, cosa uscirà a marzo, aprile, maggio, giugno, eccetera eccetera. Per ora ci focalizziamo solo questi prossimi 2 mesi, quindi ragazzi scrivetemi nei commenti cosa pensate di giocare in questi prossimi 2 mesi, per cosa siete hypati. Forse farò anche un sondaggio per Hogwarts Legacy, perché voglio capire anche rispetto alla community quanti sono interessati a questo gioco, quanti no. È un dato interessante per me da valutare. E insomma, scrivete tutto quello che volete sotto nei commenti, come sempre. Per questo video, ragazzi, è tutto. Noi ci becchiamo prossimamente per altri video qua, sempre sul gaming a 360 gradi. Grazie per aver visto il video. Statevi bene, alla prossima, un saluto. Ciao ciao!